Salve a tutti ragazzi, e come sempre qui ci sono per voi Fabio Martorelli e Valentino Di Berardino, e questa è la terza e ultima parte sulle cinghie catene. Siete abbastanza tesi? 3, 2, 1, via! Dopo dei due video precedenti sulle cinghie, ora parliamo di catene, in particolare di quelle articolate, e non ad anelli, come quelle che usate per non farvi rubare la bicicletta. Non fa ridere. Ah? Vai avanti. Ah, le catene hanno praticamente quasi lo stesso scopo di funzionamento delle cinghie, ma ci sono delle differenze sia per come sono fatte, sia per quanto riguarda l'ingranamento. Per darvi un'idea, le potremmo pensare come le cinghie sincrone illustrate nel video precedente. Però, al posto di avere dei denti che ingranano sul sedile della puleggia, hanno degli scavi. Ed è la puleggia, che in questo caso viene chiamata ruota dentata per catena, ad avere appunto dei denti che ingranano negli spazi vuoti nella catena. Le trasmissioni a catena articolata, infatti, sono tra i mezzi più usati per trasmettere potenza tra due o più alberi paralleli. Le troviamo anche installate nella trasmissione del moto di una motocicletta, dove la ruota motrice, cioè quella che dà il moto tramite il motore, è chiamata pignone, mentre quella che riceve il moto collegata al cerchio è chiamata corona. Come detto nelle cinghie nei video precedenti, un parametro importante è il rapporto di trasmissione I, definito come N1 diviso N2, oppure come Z2 diviso Z1. Con il pedice 1 si indica la ruota motrice, cioè quella che dà il moto, e con il pedice 2 si indica la ruota condotta, cioè quella che riceve il moto. N è il numero di giri al secondo e Z è il numero di denti. Se I è maggiore di 1, vuol dire che la ruota motrice è più piccola della ruota condotta, quindi a determinati giri della ruota motrice corrispondono meno giri della ruota condotta. In pratica si ha un aumento di coppia ma una riduzione di giri. Vediamo subito perché si ha un aumento di coppia. La coppia è definita come la forza per il raggio della nostra ruota. Qui abbiamo schematizzata la nostra ruota motrice e questa è la nostra ruota condotta. Questo è uno schema, ma in realtà si vedrebbe così. La ruota motrice applica una forza per il raggio, cioè una coppia. Se noi traslassimo questa forza, che è fissa, alla ruota condotta, vediamo subito che la coppia aumenta perché il raggio della ruota condotta è maggiore, quindi la forza per il raggio aumenta. In pratica voi arriverete sopra la salita con meno fatica, però con più tempo, dato che i giri della ruota condotta sono minori. Viceversa, se I è minore di 1, vuol dire che la ruota motrice è più grande della condotta. Quindi a determinati giri della ruota motrice corrispondono più giri della ruota condotta. In pratica si ha un aumento di giri e una diminuzione di coppia. Vediamo perché. È esattamente il contrario. Facciamo che questa è la nostra ruota motrice e questa è la condotta. La motrice eserciterà una coppia, cioè la forza per il raggio. La condotta ha un raggio minore, quindi la forza per il raggio è minore, quindi appunto si ha una coppia minore. In pratica voi salirete la salita con molta più fatica, ma molto più velocemente. Mamma mia, ho fatto un salitone. Sto a fare la salita qua. Un salitone ripidissimo. Ma è scalato la marcia? No, perché? Scusa, dovevi mettere la ruota motrice, cioè quella davanti più piccola, e quella condotta, cioè quella di dietro, più grande. Non l'hai fatto? Porca miseria, mi sono tritato. Fammi finire il video e vattene a vedere. Va bene, va bene, va bene. Io spero l'abbia capito. Comunque, tornando a noi, le catene articolate si suddividono in galle o golle in inglese, halflink e articolata silenziosa. Bisogna dire che il loro rendimento di trasmissione, cioè quanta potenza riescono a trasmettere dalla ruota motrice alla condotta senza perdite, è del circa 94-96%, quindi molto alto. La catena articolata a galle è costituita da più maglie messe in serie fino a chiudersi su se stesse. Una maglia è formata da una piastra esterna, una piastra interna, un perno, un rullo girevole e una bussola. Questo tipo di catena è costituita da due parametri fondamentali: il passo, cioè la distanza tra un perno e l'altro, e la larghezza della maglia, cioè la distanza tra le due maglie, interna e esterna. Per quanto riguarda la designazione, essa è composta da un codice di tre cifre. Le norme ISO ci dicono che il passo si calcola come un ottavo di pollice, ricordando che un pollice è 25,4 mm, moltiplicato per la prima cifra del codice. Esempio. Abbiamo una catena galle con questo codice, 420. Il passo si calcola come un ottavo, che è un numero fisso come detto prima, per la prima cifra del codice, che è 4.
un ottavo per 4 fa mezzo pollice. Per quanto riguarda la larghezza, invece, si calcola come un ottantesimo di pollice per le ultime due cifre del codice. Prendendo come riferimento l'esempio di prima, abbiamo che le ultime due cifre sono 2 e 0, cioè 20. Infatti, la larghezza si calcola come un ottantesimo per 20, che fa un quarto di pollice. Essa è utilizzata principalmente nella trasmissione del moto delle motociclette. La sua scomposizione, quindi lo smontaggio, è facilitato da una maglia particolare, chiamata falsa maglia, e ce ne sono di 4 tipi: a clip, rivettata, asolata e abitata. Ora vi facciamo vedere com'è fatta la catena galle. Abbiamo il pignone, quello più piccolo, la corona, quella più grande, e l'ingranamento avviene così. Come detto prima, abbiamo una falsa maglia, nel nostro caso a clip, che facilita lo smontaggio, come potete vedere. Con l'aiuto di una pinza sblocchiamo la nostra clip. Come già sapete, l'insieme forma una maglia. È composta da la piastra esterna, la piastra interna, la bussola, il perno e il rullo girevole. Il secondo tipo, cioè l'halfling, è una variante della catena articolata a galle, dove non vi sono elementi articolati di maglia esterni e interni, ma ciascun elemento ha un lato di giunzione interno ed un esterno. Un particolare vantaggio è che quando la si deve smontare è possibile rimuovere un solo elemento, a differenza di due o più elementi della galle, e solitamente viene utilizzata nella trasmissione a catena delle biciclette. L'ultimo tipo di catena, cioè l'articolata silenziosa, è comunemente utilizzata nella distribuzione dei motori a quattro tempi. Essa non è dotata di rullo girevole, ma è composta solo da perni, piastre di trazione e piastre guida. Le piastre guida possono essere centrali o esterne e possono essere a fila singola o multipla e devono garantire un allineamento della catena per evitare che si sposti lateralmente sull'ingranaggio. Le piastre di trazione, invece, come dice la parola stessa, devono garantire la trazione e sono generalmente molto più numerose rispetto a quelle guida. Ora che sapete com'è composta, andiamo a vederla. Potete vedere il pignone e la corona. Come detto prima, è composta da perni, piastre guida agli estremi, una e due, e piastre di trazione, che sono le più numerose. L'ingranamento avviene così. La ruota dentata si va ad inserire tra le piastre di trazione che si beccano la forza. I vantaggi della trasmissione a catena rispetto a quella a cinghia sono 4. Il primo è che si ha una trasmissione del moto senza scivolamenti anche in assenza di un tiro iniziale. Il secondo è che si hanno meno carichi sugli alberi e quindi sui supporti. Questa è una cosa molto importante perché allunga la vita dei cuscinetti. Il terzo vantaggio invece è che si può trasmettere la potenza anche con alberi a grandi interassi, cioè grandi distanze. E l'ultimo vantaggio è che si ha un rendimento elevato. Gli svantaggi invece è che si ha una variazione del rapporto di trasmissione dovuta all'ingranamento dei denti e la presenza di giochi. La terza e ultima parte sulle cinghie e catene finisce qui. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, fateci sapere cosa ne pensate con dei commenti, condividete e mi raccomando, le cinghie e catene tendetele bene. Ciao! Fabio, attenzione al prossimo argomento. Preso.